Chi è invece l'idealista speculativo? Chi è Fichte? Chi è già Kant? È qualcuno che pensa che ogni cosa è in realtà un fenomeno, cioè in ogni cosa c'è ciò che ci ha scritto e inscritto il soggetto. Ogni oggetto è in realtà fatto di soggetto, di nient'altro che di soggetto, e il soggetto a sua volta che cos'è? Il soggetto è la sua autotemporalizzazione, sicché ciò che c'è scritto negli oggetti è la autotemporalizzazione del soggetto. È quel monogramma, come dice Kant nella Critica della ragion pura, che l'io scrive dentro se stesso scrivendolo dentro gli oggetti. Allora è chiaro che questo è l'uno che auto affettandosi si trasmette e si imprime nella materia, è l'uno platonico. Solo è l'uno platonico messo dentro il soggetto, nel più intimo dell'intimo del soggetto c'è l'autotemporalizzazione intemporale dell'immaginazione pura, a priori, che è il monogramma che scrive tutto il mondo come la propria dell'autoaffezione trascendentale, analogia, figura, ripetizione, raffigurazione, sigillo. E allora si vede questa somiglianza tra il mago e il pensatore speculativo, perché il mago pensa che il luogo della anamorfosi universale, l'uno, sia la materia infinitamente animata, che in ogni punto è tutta la materia infinitamente animata, ricapitolata in figura. Il mago è nell'esteriorità che vede l'operazione dell'uno o l'uno come operazione della autoraffigurazione infinita. Fino a che punto si può dire che la materia è esteriore? Beh, tutto le è interiore, quindi è un fuori così assoluto che forse è fuori della distinzione tra il dentro e il fuori. E lo stesso credo si possa dire della interiorità autoaffettiva del senso interno, come lo chiama Kant, o della immaginazione trascendentale, come vale ancora per Fichte. Che cos'è l'immaginazione trascendentale? Che cos'è la autotemporalizzazione dell'io? È una intimità così intima che ha dentro di sé tutto, posto che tutti gli oggetti sono fenomeni, cioè sono scritture e figure e raffigurazioni di questo infigurabile. E dunque, se tutto è interno a questa intimità in realtà è un ricettacolo che è tutto fuori o che ha dentro di sé nient'altro che il fuori e tutto il fuori del mondo. E allora la materia infinitamente metamorfica di un platonizzante come Bruno e il soggetto infinitamente metamorfico di un idealista speculativo sono esattamente la stessa cosa. Sono la divisione e ricongiunzione della natura. Sono l'uno in quanto movimento che si tratta di divenire. Formare il cittadino, che è lo scopo per il quale Fichte costruisce l'università di Berlino ex novo, formare il cittadino significa formare un soggetto che sia in contatto con questa sua assoluta attualità, con questa sua assoluta potenza, ma nel senso di una energeia, di un essere nell'opera. Formare un soggetto che non è assoggettato agli oggetti, ma un soggetto che sa di star plasmando i suoi oggetti, un soggetto che non è saputo dai suoi oggetti, ma che sa di sapere i suoi oggetti in quanto i suoi oggetti sono oggetti del suo sapere e di un sapere che è vivente, o di una memoria che è vivente, poiché la Einbildungskraft naturalmente è una delle tante reincarnazioni della memoria come filo rosso, no? Come problema sempre ritornante della filosofia. Costruire un soggetto filosofico significa sempre costruire un certo tipo di memoria e insieme forse un certo tipo di smemoratezza. La memoria, smemoratezza socratica, che sa di non sapere, l'enorme memoria camminante e divagante da flâneur quasi di Ugo di San Vittore, l'enorme memoria del mago, che è il punto in fondo in cui tutto l'universo si ricorda di sé e si trasmuta in sé, e poi la memoria attiva, propositiva, libera, assoluta del pensatore speculativo e forse del citoyen, perché poi il punto per Fichte è formare l'uomo libero, no? L'uomo che osa sapere. Cosa osa sapere? Beh, la sua potenza, la sua energeia, la sua capacità di plasmare.